Pubblico ministero può continuare. Microfono acceso, sì. Grazie. Signora Karima, stavo dicendo, riprendo. Riprendiamo. Allora, adesso le do sempre, secondo questo schema che ci siamo dati, di chiedere a lei l'interpretazione autentica dal suo punto di vista delle cose che ha detto per telefono. Analizziamo le telefonate col signor Passaro, avvocato Passaro Antonio, inteso Manuel. Allora, innanzitutto lei ha detto di aver conosciuto questo Manuel, che poi è l'Antonio, in questo locale notturno milanese, di essere stato ospite suo 5 giorni in via della Spiga. Così? Sì. Sì. Poi quando dà l'indirizzo di via della Spiga per il centro estetico, in realtà lo fa perché conosceva l'indirizzo del Passaro, cioè un'invenzione quella? Sì. In realtà era l'abitazione del Passaro? Sì. Dell'avvocato Passaro. Bene. Allora, partiamo dalla 919, le dico le date, le seguo attentamente, 15-12-2010, chiaro? 15 dicembre 2010, è una lunga conversazione. Lei a un certo punto, 15-12-2010, signora Karima, ci faccia caso, parlando con il suo interlocutore, dice, sì, lavoro, e la disgrazia è che lavoro con Emilio Fede. Che bellezza passare Capodanno con lui, sono troppo contenta. Si riferisce al Capodanno del 2010, signora? Quello che deve venire. Esatto, perché quello poi... successivo alla chiamata, perfetto, del 2010, ho detto giusto. È quello lì il Capodanno? Lei l'ha passato con Fede? No. Se l'ha inventato? Sì. Se l'ha inventato. E perché anche qui si inventa questa cosa? Se non so il perché mi inventavo quelle cose. Cioè lei non ha passato, non ha fatto una serata a cui era presente anche Fede? No. No. Lei in quel periodo era maggiorenne perché aveva compiuto gli anni a novembre. Si doveva comprare una macchina? No. No. Bene. Ancora non ho la patente. Benissimo. A un certo punto lei dice, e vabbò. Quello lo so, ma in questo momento io sto guardando al di più. Lo sai come siamo fatti noi umani? È verso la fine, avvocato. Noi ci siamo fatti umani, non ci accontentiamo, l'importante è non accontentarsi. E poi vado verso la chiusura della telefonata, che riprende. Lei a un certo punto dice che, e questa poi è la frase che ci interessa chiedergli il senso, parla della crisi di governo, delle problematiche politiche, eccetera, eccetera, e lei dice, meno male, io ero là a pregare tutti i giorni, speriamo che passa, ride. Il signor Antonio dice, beh, anche perché tu tenevi sulla coscienza tutto l'ambaradan, sai com'è, ride, ma no, non è per quello, è perché finché ci sta lui io mangio, se no, se lui se ne va, che cazzo mangio più? A chi si riferisce? Probabilmente a Berlusconi. E che cosa intende, cioè diciamo che cosa intendeva, me lo dica lei cosa intendeva dire con questa frase, facciamo prima, che cosa intendeva dire, probabilmente, signora? Probabilmente se dice che si parlava di politica, probabilmente. Sì, però siccome con la politica lei non mangia, io mi domando che interesse aveva a che, si capisce dal tenore della telefonata, il presidente Berlusconi, il suo assetto politico, mantenesse diciamo una maggioranza in Italia e lei lo ricollega a una sua stabilità economica. Semplicemente per il fatto che io continuavo sempre a dire che avevo ancora telefonate, che ancora sentivo il presidente Berlusconi, solo per quello. Cioè, voglio capire, lei ostentava con il signor avvocato Passaro, con l'avvocato Passaro, questo rapporto con il dottor Berlusconi? Sì. Lo millantava e lo ostentava? Sì. Così? Sì. E questo è il suo assunto? Sì. Quindi anche con Passaro lei ostentava questo rapporto? Con tutte le persone. Con tutte le persone. Poi sempre parlando con lui a un certo punto dice che la sua fortuna è che è minorenne e che grazie al fatto che è minorenne le supera tutte e dice che era il suo unico punto di forza. Che cosa intende? Perché l'essere minorenne sarebbe stato il suo unico punto di forza piuttosto che un punto di debolezza? Non lo so. Non lo sa, signora? No.
In tutte le situazioni che mi erano capitate, probabilmente, sia a Messina che a Catania, per tutto quello che era successo, anche quando ho avuto delle esperienze in cui sono stata denunciata per dei furti o dell'altro. Ho capito. Poi il suo colloquio con il predetto signore si fa più, come dire, netto. A un certo punto lei dice, scusami, papà, papà, tanto per, il papà va meritato. Alla faccia, che culo che ha avuto, dice lui. Ride, vabbè, tu hai, è fortunato, il papà, lo zio. Lei dice, ad avere una figlia come me. E Antonio dice, esse, come lo chiami, lo zio, il nonno, come lo chiami? Ride, e no, papi. Antonio, siamo a posto, risoliere, madonna mia, fai come la napoletana, il papi lo chiamava, no, no, la napoletana è un'altra cosa, io sono un'altra, ah, hai capito, chi è? No, quella è la pupilla, io sono il culo, ride, ecco, mi fa piacere, quella è la pupilla e te, tu sei il culillo, gli dice lei, e vabbè, non fa niente, risatine, meglio di niente, il curatello, sto scherzando, scherzando, scherzando. E il tono della telefonata, per la verità ci sono delle risate, no? Era scherzoso oppure lei si riferiva effettivamente ad una intimità che aveva avuto col presidente? Era scherzoso e tiravo delle battute ad Antonio Passaro raccontando cose anche non vere, perché come ho detto già prima non conoscevo neanche la Noemi Letizia, anche questa cosa di papi l'ho presa da lì. Accolgo questa, accolgo nel senso che la recepisco e poi la analizzo. Però qui parla con Passaro, corretto? Io l'ho seguita fino adesso, abbiamo seguito tutti. Ostento, millanto. Beh, ora io le leggo una telefonata però, che è inambientale, una modalità inambientale. Cosa vuol dire? Che lei, mentre aspetta di parlare con l'avvocato Passaro, dice alla cornetta delle frasi rivolgendosi a un terzo. Passaro non ha risposto. Non è che venivano a dirle tutto, le dice una signora presente insieme a lei, poi lei ci dirà chi è. No, il problema non è stato il caso di una minorenne, il problema era Letizia ed era praticamente una ragazza che era maggiorenne, ha fatto il compleanno e lui è andato al suo compleanno, lo so, l'ho visto, sì. Nel mio caso, invece, io frequento casa sua da quando avevo 16 anni. E cazzo, le dice la signora, sì, una maggiorenne non possono mica... Cioè, incolpano anche parlare di lui, è normale. Karima dice, a parte che io ho negato il tutto, ho detto no, sono andato a casa lui, a casa sua, ma lui pensava che io fossi maggiorenne. Pensava che avevo 24 anni, certo, anche perché non li dimostro, certo. Poi dopo che ha scoperto che è un minorenne, mi ha buttato fuori di casa perché io, sto cercando di salvaguardare lui, certo. Così a me mi torna in tasca qualcosa. Allora, qui però lei non parla con Passaro. Con chi parla innanzitutto? Se lo ricorda, signora? No. Non se lo ricorda con chi parla. Ma ha capito che, allora, innanzitutto, la data della conversazione è il 26 ottobre 2010. Sono le 21:48. Lei sta chiamando il signor Passaro e, nel mentre attende di parlare con lui, dice queste frasi. Io le dico perché così lei capisce, sì, sì, bene. Le ha capite il tenore? Se vuole le do la cosa, no, se no, la legge. E che cosa vuole dire? Prima di tutto non mi ricordo chi era la persona, perché non mi posso ricordare di quella data, quando ho chiamato Passaro, chi c'era con me e con chi parlavo. Sì. Ma anche lì racconto le solite cose che ho raccontato in altre telefonate. Ma mi faccia capire, ma lei perché dice che c'aveva 16 anni quando è andata a casa di Berlusconi? Che tra l'altro ce n'aveva 17, ma insomma... A questa persona che non ricorda ovviamente chi è, visto il tempo che trascorre. Raccontavo delle cavolate. Non so il perché della cavolata, ma... È una bugia? Sì, ed era tutta una bugia. Però lei dice, io racconto bugie perché millanto, enfatizzo un rapporto con una persona potente, lo si può dire, spero di non offendere nessuno, potente oggettivamente, intendo, che ha un ruolo, diciamo, ecco, che ha un ruolo politico del paese, ostento questo, ma l'ostentazione dov'è nel dire, a parte che io ho negato il tutto, ho detto non sono andato a casa sua, ma lui pensava io fossi maggiorenne? Cioè lei qui dice, io con gli inquirenti ho negato tutto. E qual è la spiegazione di questa cosa che lei dice? Che forse praticamente sono tutte delle cavolate che avevo già inventato da altre persone e sono quelle collegate al fatto di dire... È per questo che forse prendo questo e questo e quest'altro, ma sono delle cavolate che ho raccontato io, non sono mai stata a casa sua quando avevo 16 anni e né tantomeno avevo contatti con lui, lo ripeto per l'ennesima volta in quel periodo.
e raccontavo cavolate a tutti. Non so chi era con me in quel momento in casa, ma sicuramente sarà stata qualche amica di quello che ho detto che veniva da me e raccontavo cavolate a tutti per vantarmi, a parte che credo che, non so se è normale, però per me era normale vantarmi della conoscenza del Presidente del Consiglio. Ma ecco, ho capito, signora, mi creda, l'ho ascoltata con attenzione. Quello che non capisco è, non capisco nemmeno questo, per verità, ma insomma, quello che vorrei capire meglio è, ma perché lei si vanta nel dire che ha mentito agli inquirenti? Cioè, posso capire che uno dice, guarda come conosco bene una persona importante e potente. Ok, ma perché lei si vanterebbe nel dire che nega con gli inquirenti ciò che lei effettivamente sa? Non lo so, ho dato versioni diverse in tutte le bugie che ho detto. Come l'ho già spiegato, non avevo una normalità io stessa, cioè l'ho acquisita da poco, stando con una famiglia e vivendo una vita normale in cui non mi sballotto da destra a sinistra scappando da un posto all'altro. Finalmente c'è delle persone che si interessano a me, finalmente posso tornare nella stessa casa, ho lo stesso armadio, lo stesso letto, ho una persona che si interessa a me e ho imparato ad essere normale, grazie a questa persona che mi sta al fianco tutt'oggi. Per quello però che, diciamo, poi, come dire, oggettivamente rileva, insomma, comunque rileva, al di là dell'oggettivo, sono false queste affermazioni? Sono tutte così. Sono inventate, lei assume che sono inventate? Sì. Nella menzogna che racconto c'è sempre qualche menzogna, per fortuna. Che dimostra. Come delle... Nelle menzogne che racconto nelle telefonate c'è sempre, per fortuna, qualche menzogna che dimostra che sto raccontando delle cavolate. Senta, lei ha avuto contatti diretti, telefonici, con il ragionier Spinelli? Sì. E si è anche recata da Spinelli, no? Sì. L'ho detto prima. Senta, in una telefonata del 14 settembre 2010 lei telefona e chiede soldi a Spinelli, sostanzialmente chiede 14 settembre 2010, è 14 settembre, e chiede sostanzialmente se può provare a chiederlo, a dirgli che veramente sono in situazioni non gradevoli, dice a Spinelli. Perché lei chiama Spinelli e non il dottor Berlusconi? Perché io con il dottor Berlusconi non mi sono più sentita. Dopo quella volta che si era incavolato in questura non avevo neanche il coraggio di chiamarlo, mi avevo lasciato questo contatto ai tempi, e quando proprio mi trovavo nelle situazioni più difficili allora mi rivolgevo anche capire. Al signor Spinelli. Lei il telefonino di Berlusconi ce l'aveva, no? Perché ha detto che lei ha dato il cellulare a Berlusconi, Berlusconi l'ha chiamata, l'ha detto lei sì. Prima, giusto? Ma il cellulare o il numero di casa di Berlusconi lei ce l'aveva? Guarda, glielo dico prima che risultano chiamate ad Arco, le sue, e anche mi sembra a Roma, ora poi vediamo, quindi per correttezza glielo dico prima. Cioè, avevo la possibilità di contattare il Presidente direttamente? Guarda, io già nel litigio con la Michelle avevo perso il mio cellulare dove avevo tutti i numeri. Mi sembra che intorno al periodo di agosto avevo avuto una telefonata con la Nicole, non so se è più una telefonata o un messaggio, non mi ricordo più, dal cui le avevo chiesto di avere i numeri che avevo perso e che avevo la speranza di poter avere di nuovo un rapporto con il Presidente. Con il Presidente. È il messaggino in cui lei si riferisce al Presidente chiamandolo Gesù, in maniera ovviamente metaforica, forse anche così, è quello lì, se lo ricorda? Sì. Ecco, perché non nei messaggi non dice il Presidente, il Dottor Berlusconi, e ricorre invece a queste metafore un po' molto altisonanti, anzi? Perché? Cioè... Gesù è nato dal fatto che nelle serate in cui sono stata lui diceva sempre una frase che diceva l'unica differenza tra me... Vabbè, però se è una frase scherzosa lasciamo stare. Era una frase scherzosa, se da lì che avevo preso questo nominio... E lei richiamava una cosa che era successa in me. Sì. Senta, signora, vorrei capire una cosa. Il signor Risso ha mai gestito i rapporti tra lei e la stampa? Come, scusami? I rapporti tra lei e la stampa. I giornali? Sì, la stampa sono i giornali, sì. O i mass media, se preferisci. No, c'è anche la giornali, stampa. Giornali. Assolutamente. No, non il giornale, la stampa. Ah, la no, stampa no, in no. generale, tutti i giornali. Sì, non so, ho avuto tanti contatti con dei giornalisti quando era scoppiato il... Il Risso si interessava dei suoi contatti con i giornalisti?
Sì, le chiedevo se poteva rispondere a volte a queste persone, perché mi facevano a volte anche delle domande che erano abbastanza invasive, insistendo su determinati discorsi a cui... Benissimo. Senta, e il Risso, Luca Risso, si relazionava, aveva rapporti, aveva contatti, sì signor Presidente, la seguo con attenzione, aveva contatti con, come si chiama, Lele Mora? Gliel'ho presentato io. Questo ce l'ha detto. Ce l'ha detto, ma in riferimento alle interviste che lei avrebbe dovuto rendere, ai contatti con la stampa, stampa inteso di mass media, che lei avrebbe dovuto avere... Il Risso, il Mora ed il Giuliante, l'avvocato Giuliante, si parlavano, cioè si interessavano della sua persona? Questo non lo saprei rispondere. Io l'unico aiuto che ho avuto tramite il signor Mora a livello lavorativo in quel momento era la prima serata in una discoteca, quando è scoppiato il caso Ruby, e per un programma televisivo che era Calispera. Calispera? Calispera. Sì. Tremendis. Ma vorrei capire una cosa, ma Mora, in questa fase, diciamo da agosto del 2010 in poi, si interessa della sua persona? In che senso? Ha rapporti con lei, ha detto lei di sì? Che l'ho sempre cercato io al... Esatto, al perfetto. Oh. E a che titolo Mora si interessa di lei? Prima di tutto, dopo il primo novembre 2010, cioè dopo che lei diventa maggiorenne, Mora si interessa di lei? Prima di tutto lo cercavo io, perché avevo bisogno di, dato che aveva un'agenzia, se aveva la possibilità di potermi consigliare come poter curare questa cosa della stampa o di poter lavorare almeno nei locali, dato che sapevo che si potevano fare anche delle ospitate. E poi era una persona che... con cui ero rimasta amica, anche perché fino a poco tempo fa si era anche proposta per un affidamento, lui e la sua famiglia si erano resi disponibili, perciò sì, sono rimasta sempre in contatto appena ho potuto avere di nuovo i contatti con il... Quindi ha mantenuto dei contatti con il signor Mora. Benissimo. E anche con Giuliante? Certo. E anche con Giuliante. Ma a un certo punto lei nomina degli avvocati, un avvocato anche molto famoso e prestigioso, non che Giuliante non lo sia, l'avvocato di Noia, per esempio. Sì. Ecco, ma lei ha continuato ad avere rapporti con Giuliante? No, dal momento che noi avevamo avuto questo colloquio, siamo poi rimasti solamente amici, perché lei aveva preso che non poteva più proseguire ad essere mio difensore e mi aveva consigliato questo altro avvocato che era di Noia, che lui lo conosceva. Gliel'aveva consigliato Giuliante di Noia? Sì, mi aveva detto che poteva essere un avvocato giusto da potermi... aiutare in delle vicende che avevo, sia per delle problematiche che avevo giù come se da minorenni, sia per una volta che avevo lasciato delle false generalità e avevo questi procedimenti, avevo bisogno di un avvocato, ma anche per i documenti stessi, dato che ero diventata maggiorenne. Senta, il Risso, Luca Risso, lei a quel punto era una signora maggiorenne, ragazza maggiorenne, l'ha mai rimproverata, richiamata per il fatto che lei aveva reso interviste parlando del presidente Berlusconi? Sì, a volte mi diceva che sbagliavo risposte, perché diceva è meglio che stai tranquilla, perché devi rispondere a tutti, possono strumentalizzare ogni parola che dici, ma un comportamento normale di un compagno che mi sta vicino. Esatto, stavo chiedendo questo, erano interventi affettivi, a tutela affettiva sua, cioè affettuosa nei suoi confronti, di un fidanzato, certo. A questo punto si può dire, certo. Sì? O erano concertati, cioè studiati insieme a Luca Giuliante questi interventi, a Lele Mora? Ma no, era il mio compagno e gli interessava tutelarmi nella forma in cui ero molto più giovane di lui e meno inesperta in quello che poteva essere il mondo di fuori e come potevano essere strumentalizzate le mie parole. Ho capito, signora. Perché c'è un'intercettazione che è la 220, la 2200, del 7-1-2011, che riguarda proprio Luca Giuliante. Del 7? Gennaio 2011. Che riguarda proprio lei, Luca Risso e Luca Giuliante. Io chiederei al Tribunale il permesso di leggerla. Certo, perché...
Come stai? Bene, tutto tranquillo? No, dice lei, parla con Risso, signora. Quindi è lei parla con Luca? Con Giuliante, poi interviene Risso, poi interviene Risso. È lei che parla con Giuliante. Cos'è successo? Oggi ho fatto un'intervista con Repubblica, Iaia, e poi parla del fatto che anche una figlia del dottor Berlusconi ha reso delle interviste, salterei questi passaggi perché non ci riguardano, insomma nel senso non sono strettamente pertinenti. E poi lei si lamenta di Risso che interviene, dice Rubi, invece Luca praticamente era perché l'abbiamo fatta al Fellini, ero già, da tutta una serie di spiegazioni, e poi dice Luca, ma però, no, questo vabbè, questo è normale, intendo dire, lo leggo signore, questo è il passaggio, dice Luca Giuliante, ne condividete un pezzo insieme, che lui intervenga, diciamo che è nell'ordine delle cose, cioè lei si lamentava un po' del fatto che Luca Risso fosse troppo interventista rispetto alle dichiarazioni che deve rendere lei, dice sono fatti miei, e Giuliante dice è normale che lui interventa, però Rubi, perdona se quello che hai detto è quello che hai riferito a me, mi sembrano in realtà delle risposte molto pertinenti, cioè tu non è che non devi parlare del Presidente, in fin dei conti è una persona che hai incontrato, è una persona che ti ha aiutato, è una persona che conosci. Rubi, te lo passo un secondo, va, te lo passo, e gli passa Risso. Pronto, e ciao Luca, come stai? Ciao, bene, tutto a posto, tutto bene. No, stavo dicendo a Rubi una cosa, poi non ho capito perché mi ha passato te, ma perché? Perché abbiamo discusso poco fa, perché è venuto qua un giornalista di Repubblica, sì, me l'ha detto, lo conosco, mi ha detto, guarda, possiamo fare un'intervista a Rubi su quello che sta facendo adesso. Sì, cosa fa adesso? Gli ho detto, guarda, fa una vita normale, lavora con me, mi dà una mano, è Risso che parla. Ora comunque l'ho messa in regola come cameriera qui da me, poi impara, insomma, stava in piscina, va in palestra, fa una vita normale, posso fargli un'intervista su questo? Gli ho detto, ma guarda, non lo so, vediamo, lui fa, sì, questo la facciamo, va bene, ok, dico la facciamo. Io ho detto, non è neanche il caso di chiedere né a Massimo né a Luca Giuliante, no? Se la vuoi fare così, sì, ho detto, non gli chiediamo, va bene. Adesso ho visto che invece ha risposto, dice Risso, a cosse sul Presidente, e gli risponde Giuliante, ma guarda, io Luca stavo dicendo questo a Rubi, e in fin dei conti lei l'ha conosciuto, lei l'ha aiutato, lui l'ha aiutata, è inutile far finta che l'argomento non esista, l'importante è dare sempre delle risposte pertinenti. Rubi mi diceva che gli hanno domandato, e lui e lei che cosa ha risposto, francamente la cosa mi sembra molto pertinente. Ecco, io questo volevo sapere, come mai il Giuliante, l'avvocato Giuliante, continua ad interessarsi della sua vicenda personale, al punto che Risso sente il bisogno di dialogare con lui, anzi è lei che gli passa Risso. Cosa c'entra Giuliante? Primo, cioè l'avvocato di Mora, era l'avvocato di Mora, sottolineo. Primo, la telefonata inizia con la lite con Luca Risso, ma per il semplice motivo che, come non ho mai seguito le regole dei miei genitori, non le ho mai seguite in comunità, non ascoltavo tantomeno quelle dette da un fidanzato per il semplice motivo che sei il mio compagno, non devi farmi da padre. E ogni consiglio che mi dava lo vedevo una cosa come per sminuirmi, per farmi sentire bambina data la differenza di età che avevamo. E non tendevo mai ad ascoltarlo. Il fatto di che lui si rivolgeva a Luca Giuliante, o io gli ho passato Luca Giuliante perché sì, non era più il mio avvocato, ma è rimasto sempre un mio carissimo amico, ed era l'unico che riusciva in qualche modo a consigliarmi e il quale io ascoltavo. Molto chiaro. Però io le faccio questa domanda. Il 6 ottobre 2010 l'avvocato Giuliante ha lo scrupolo, direi quasi lo zelo, di verificare profili di eventuale incompatibilità nella gestione, diciamo così, giuridica delle sue problematiche. Poi però molto dopo, perché siamo nel gennaio del 2011, continua ad interessarsi di lei. Non aveva ravvisato profili di incompatibilità? L'avvocato Giuliante, e sì. Il mestiere erano una cosa, il lato umano e l'amicizia era tutta un'altra cosa. Non era solo l'avvocato. Era un problema di ricevere un incarico formale, vuole dire sì. Lei. Ho capito. Molto bene. 10/1/2011. 18/05. 23/81 il progressivo. Ripeto, 10/1/2011. Rubi, Luca Giuliante. Ehi là, come stai? Bene, tu? È abbastanza. Allora, novità? Luca, volevi sapere, guarda, vedo Massimo domani pomeriggio per quella cosa che mi hai chiesto. Rubi, ma hai già parlato con la persona diretta? No, lo faccio attraverso Massimo. Ah, ok, va bene, ti faccio sapere qualche cosa. Domani sera ti chiamo io, grazie, ciao tesoro, ascoltami, ti volevo dire un'altra cosa, dimmi. Potresti chiamare Luca e parlare con lui, dice Rubi, per quanto riguarda l'intervista, quella che devo fare giovedì.
Che intervista devi fare, Rubi, Giuliante? Vanity Fair, Vanity Fair. Te la mandano scritta o la fai diretta, Giuliante? Rubi, no, no, la faccio diretta con il servizio fotografico, digli i temi che devo affrontare, quelli che non devo affrontare, così almeno lo sa già dall'inizio e non mi scassa dopo. I temi, Rubi, chiaramente tutti quelli che tu desideri, cioè non è che ci siano delle Rubi, sì, ma se finché glielo dico io a Luca, cioè si incazza, lo stesso, adesso lui sta aspettando perché prima ti avevano chiamato insieme. Allora, anche qui fa riferimento al ruolo di Giuliante, che entra nel merito delle interviste che le deve rendere, anzi le dice di tutto tranquillamente, eccetera, eccetera. È sempre un ruolo amicale quello che svolge Giuliante. Lei aveva un avvocato, l'avvocato, il principe del foro, l'avvocato di Noia, senza nulla togliere a Giuliante. Quello era un avvocato con cui ancora non ero amica e non ci poteva neanche essere un rapporto d'amicizia perché... Era un avvocato, lo vedevo proprio da avvocato. Luca si era avvicinato a me anche nel periodo in cui ero in comunità, mi ha sempre aiutato, mi è stato vicino, abbiamo mangiato a volte anche nel mio ristorante, abbiamo sempre chiacchierato ed era per me come una figura di un fratello, quindi gli chiedevo consiglio quando ne avevo bisogno. Adesso mi segua bene, perché le leggo due intercettazioni del 12-1-2011, 12 gennaio 2011, delle 11.13 e delle 15.56, la 25.09 e la 25.49, glielo ridico un'altra volta, il 12 gennaio 2011, lei parla con Giuliante, salterei dei passaggi rilevanti dove si menzionano avvocati totalmente strani ai fatti. Luca, Rubi, pronto, e là, ciao, dimmi, stavo dormendo ancora, ma sono in una riunione, anzi sono uscito dalla riunione. Rubi, ma scusami, ti volevo dire, hai parlato con Massimo? Sì, a posto, sì, va bene, ci sentiamo più tardi, ciao, ok, grazie. Adesso però, prima della domanda, le leggo quella successiva, che è delle 15.56 dello stesso giorno, questa era delle 11.13, del 12 gennaio, lei parla sempre con Giuliante. Pronto, ciao Luca, un po' di convenevoli. Luca, sono fuori per una riunione, ascolta, se mi aspetti in studio ci vediamo tra una mezz'ora, tre quarti d'ora, oppure se vuoi tornare più tardi, ok, va bene. Tu sei già, sbrigo le cose, sei già andata da Massimo? Carima, no, devo parlare con Armando, sempre per quel discorso, e poi niente, vado da Lele, a Stopun, no, devi parlare con Massimo, comunque ascolta, le dice Giuliante, fai così, dimmi, e tu fai quello che devi fare, ci vediamo più tardi in studio da me. Carina, perciò dici evito Armando, non nel senso che io a proposito della richiesta, le dice Luca Giuliante, che mi hai fatto, Carina, io mi sono andato, perché chiaramente bisogna sempre muoverci di persona e ne ho parlato ieri sera con Massimo e poi vedi tu, quindi diciamo che il problema io l'ho rappresentato a Massimo, cioè vedi tu, Carina, sì, comunque il discorso è che la somma è grande. Sì, comunque il discorso, dice lei, che la somma è grande, perciò comunque, vabbè, dai, vedo cosa devo fare prima e poi ci sentiamo, va bene. Dopo passa e mi studio da me, ciao. Di che somma sta parlando, signora? Questo qua si trattava praticamente di quando Lele mi aveva accennato del discorso che potevo avere un'intervista con Calispera. E mi aveva però anche accennato che c'era un divieto, non ho capito bene se dal presidente Berlusconi o da qualcuno dei suoi legali per avere delle interviste nei canali del presidente Berlusconi. Diciamo più che un divieto, una prospettazione magari. Non lo so, vabbè. Non so il termine da usare giusto. E la somma? Dovevo fare questa intervista per Calispera, la somma si aggirava intorno ai 10.000 euro, per me erano dei soldi. Okay. Però mi avevano detto che c'era questo divieto da o Berlusconi o dai suoi legali, ora non ricordo. Sì. Comunque fatto sta che io ho sollecitato Luca da dirgli: guarda, io non riesco ad avere contatti con queste persone, potresti per favore parlare con di noi a vedere se può togliere questo sì, divieto? È possibile quindi fare quindi, questa intervista. In effetti ho avuto poi la possibilità di fare questa intervista. Quindi a scanso di equivoci, era relativa a un'intervista, non si trattava di somme economiche che lei doveva ricevere da altri soggetti ad altro titolo, era per quell'intervista. Ma era una somma grande quella lì. Sì, ho capito, ma in riferimento a una sua intervista. Per l'intervista perché li spera, che poi ho fatto nei giorni successivi appena... Senta signora, lei ha detto che ha partecipato, io lo chiamo l'interrogatorio, ma ci metto le virgolette naturalmente, del 6 ottobre 2010, dove era presente il signor Lele Mora, c'era Mora? Non mi ricordo, c'era Mora? No, sì.
No, chiedo scusa, ora sono stanco anch'io. Mora c'era il senatore. No, aveva parlato di Giuliante, no, Luca Risso e lei. Di Giuliante, Luca di Luca Risso e di lei. Perfetto, basta. Chiedo scusa e basta. Le aveva aperto una... Scusa, una collega. Una collega di Giuliante. Che però non aveva partecipato all'incontro. No, se n'era subito andata. Che però non aveva partecipato. Posso? Certo, signora. Perché io avevo questo appuntamento, ma ero arrivata a Milano con un'amica. Poi dopo era arrivato anche Luca Risso. E lui in quell'occasione voleva che io gli presentassi Lele Mora perché era interessato ad avere dei personaggi dell'agenzia per i suoi locali, le due discoteche. Ah, quindi non è venuta a Milano con Luca Risso? No, io sono venuta con un'amica in treno. Con Luca Risso mi sono sentita che ero già a Milano. Ah, ok. E praticamente lì lui voleva presentare Lele Mora per questi personaggi. Alla fine io l'ho portato da Lele Mora. Solamente che io avevo appuntamento con Luca Giuliante, non sono mai stata puntuale, non avevo né la puntualità né rispetto degli orari che mi davano le persone, perché non ho mai vissuto di regole e di insegnamenti di questo genere. E gli ho detto, guarda, ritarderò. Lui mi ha aspettato in ufficio. Alla fine sono andata con Luca, ho colto anche l'occasione di presentargli sia il Mora che poi dopo andare a mangiarci una pizza, dato che era la prima volta che potevamo uscire in una città e girare senza avere la preoccupazione che la sua fidanzata ci vedesse o qualcosa di questo tipo, e sono arrivata in ritardo da Luca Giuliante che mi ha aspettato in ufficio e poi lì si è parlato, ma eravamo io, come avevo detto, Luca Risso e Luca Giuliante, ma Luca Risso mi ha accompagnato solamente perché avevo una relazione con lui in quel periodo. Molto bene. Il 14 gennaio del 2011 la polizia, su delega di questo ufficio, fa delle perquisizioni. Come? E tra le altre fa delle perquisizioni e perquisisce anche lei, se lo ricorderà quel fatidico giorno, immagino, sì. No? Faccio riferimento alla relazione tecnica, lo dico al Tribunale, inerente all'estrazione dei dati contenuti sui supporti informatici sequestrati ad Elma Rughe e Karima detta Ruby, e fanno un elenco di quello che è stato trovato. All'interno di un supporto informatico, di un computer, viene trovato un memoriale, un documento, chiamiamolo così, un documento, che risulta formato dall'analisi forense, una tecnica che usa la polizia per capire quando un file viene creato, cioè materialmente digitato nel computer. Scritto nel computer. Viene trovato un documento, cioè un file, formato il 2 ottobre 2010 alle ore 18.50, che io le leggo. Ho conosciuto Emilio Fede nei vari concorsi di bellezza a cui ho partecipato, Miss Muretto, Miss Curva del Sud e Miss Venere. Lo stesso Fede mi diede il suo contratto promettendomi lavoro a Milano, Dopo circa due mesi mi trasferivo a Milano. Il signor Fede mi portò nell'agenzia di Lele Mora. Lo stesso Mora si dimostrò molto favorevole al mio inserimento nella sua agenzia come danzatrice del ventre e di conseguenza di farmi lavorare al Chiambretti Night, ignaro del fatto che io fossi minorenne. Nei tre mesi successivi venivo chiamata da Marco Zorzetto, segretario della LM Production, per partecipare a diversi programmi TV, tra i quali Pupa e Secchioni, leggo testualmente, l'Isola dei Famosi, il Grande Fratello. Ho sempre respinto ogni richiesta di fare un casting perché sapevo che avrebbero scoperto la mia età. Non mi chiama, mi chiamò Lele, per conoscere i motivi dei miei rifiuti, visto che ero andata io a farmi mettere in agenzia. Dopo alcuni giorni mi chiamò Lele Mora per dirmi che avrei dovuto andare ad una cena. Io pensavo che fosse stata una scena dove avrei dovuto fare immagine, invece la sera stessa mi vennero a prendere a casa due auto, di cui una dei carabinieri ed una con autista, per accompagnarmi a Villa San Martino per una cena a casa del presidente Silvio Berlusconi. Il presidente mi accolse in maniera molto calorosa, tra virgolette calorosa, con molti complimenti. Alla serata parteciparono circa 30 ragazze. Cenammo con musica dal vivo e il presidente mi dedicò anche una canzone. A fine cena saremmo dovuti andare al Bunga Bunga, aperta parentesi, il suo harem personale, virgola, nome copiato dal suo caro amico libico Gheddafi, chiusa parentesi, punto. Io mi rifiutai dicendo che volevo andare a casa. Il presidente mi chiamò nel suo studio e mi disse che avrebbe potuto cambiare la mia vita. Risposi che avrei accettato.
se l'avesse fatto per l'umanità, ma non per averne un tornaconto. Si mise a ridere e con tono sarcastico mi disse che non cercava tornaconto e che lui poteva avere tutto quello che voleva. Io gli risposi che non ero tra quel tutto fra virgolette, si mise a ridere e mi diede una busta con preghiera di aprirla. Successivamente in auto e mi lasciò andare via. Manca l'accento, ma è testuale, mi lasciò andare via. Arrivata in auto, aprì la busta e trovai un collier d'oro con diamanti di Damiani insieme a 46.000 euro. Ero molto contenta, ma non capivo la motivazione di quel regalo. Ritornai a casa del presidente altre 3 volte. Lui credeva che io avessi 24 anni. Quando scoprì la verità, non mi volle più vedere. Così, ridendo, gli raccontai la verità sulla mia vita. Mora si arrabbiò molto. E la sua prima reazione fu di mandarmi via dall'agenzia. Dopo 2 giorni mi chiamò ovviamente per venirmi a prendere. Io mi aspettavo rimprovero, invece mi disse che voleva prendermi in affidamento. Ero felice perché finalmente avrei avuto una famiglia. Peccato per la legge di merda italiana che mi portò in comunità. Allora, l'ha fatto lei questo documento? L'ha scritto lei? Sì o no? Sì. No, signora, guardi il tribunale, scusi. Ma non c'è problema. No, ma... L'ha scritto lei. Perché l'ha scritto? Perché questa cosa che avevo scritto era sempre collegata al discorso di quando Luca Giuliante voleva sapere se c'era incompatibilità. Mi aveva chiesto per 2 settimane di vederci e non mi ero mai presentata a Milano, ero a Genova. A quel momento mi ha chiesto, per favore, non puoi venire, ma almeno scrivimi un'email dove mi spieghi cosa hai detto più o meno. Sulla vicenda di Lele e tutto quanto, e io ho scritto quello. Gliel'ha mandata? No, non gliel'ho mandato, in effetti poi dopo si è avuto. Era proprio quello che io le volevo chiedere, perché volevo capire, visto che questo è un documento informatico, cioè in un computer, perché non mandargli un'email? Così Giuliante aveva materia per profondersi nell'analisi dell'incompatibilità e andare invece il 6 ottobre personalmente nello studio dell'avvocato. Perché poi mi è capitata l'occasione di andare a Milano e quello lì non l'avevo neanche scritto corretto, ho scritto delle cose così, a volte anche delle panzanate. Ecco, appunto, adesso arriviamo alle panzanate, come dice lei. È vero quello che dice qui dentro? No. È falso? Alcune cose sono vere, altre sono false. Ma io non ho capito, signora, veramente non ho capito. Cioè, qui lei dice, scrive quello che vuole dire a Giuliante, quello che vuole riferire a Giuliante. Io lì cercavo di ricordarmi quello che avevo detto quando ero con i PM, da poter vedere e far capire a Giuliante dove stava l'incompatibilità con... Quindi questa... Presidente. Se ho ben capito, questo è un riassunto. Sì, cercavo di ricordarmi quello che lei ricordava di aver detto ai pubblici ministeri da inviare all'avvocato Giuliante, nel caso che non fosse riuscito a vederlo di persona. Ok, prego. Quindi era una sintesi di quello che lei aveva detto ai pubblici ministeri in riferimento a fatti, diciamo, di cui lei ha la percezione di non verità, cioè sono vere queste cose o no? Questo che c'è scritto qua dentro è vero o no? Ci sono le cose, alcune cose che sono vere. Ci sono cose vere e cose che non sono vere. Perché qui, signora, lei fa riferimento ai 46.000 euro in una busta e a un collier di diamanti, di Damiani, che lei trovai un collier d'oro con diamanti e 46.000 euro. Sì, mi sembrava che era la versione che avevo dato ai PM quando mi hanno sentito, però io i soldi che avevo ricevuto in realtà erano i 3.000 euro. Ma allora, signora, siccome è inutile sottolineare che siamo stati di una correttezza palmare e dimostrabile, ma al di là di questo, lei perché ai PM ha detto delle cose non esatte? Ma guarda, non lo so neanche io, non sapevo qual era il vostro ruolo, come non sapevo neanche qual era il ruolo del Giallongo né di nessuno di cui si presentava, non sapevo neanche perché ero sentita in quel periodo. In tutte le situazioni che finivo in delle questure, dal maresciallo Spampinato alle Ceani, in altre situazioni davo sempre delle false generalità di tutto e di più per non finire in una comunità. Ero già in una comunità, ma comunque, come le ho già detto, a volte la cavolata mi scattava automatica, ma non so neanche il perché. Ecco, su questo poi inizieremo magari la prossima udienza, direi che è una lunga parte, esatto, su se il tribunale è d'accordo naturalmente, sì, se no andiamo ad oltranza, secondo quello che disponete voi. Ad oltranza sono stato. E anche secondo il suo punto di vista, certo, ha ragione.
Le faccio notare però che, per esempio, ma anche in altri verbali, nell'ultimo verbale si dice alla fine: l'ufficio d'atto che prima della sottoscrizione il verbale viene integralmente riletto e tutti i presenti ne attestano la corrispondenza alle dichiarazioni rese dalla minore, che tutte le domande sono verbalizzate in maniera estremamente, anzi più puntuale, ha fatto il dottor Forno, e addirittura in neretto. Lei se lo ricorda che alla fine ha, come dire, riletto compiutamente tutte le cose che ha detto? A parte che veramente io ho messo la firma nei fogli, ma non mi ricordo di aver letto, era una cosa che avevo detto. Va bene, io non entro in polemica su era una cosa che avevo detto poco fa, non avevo bisogno di leggerle. Quindi questo documento era formato in funzione dell'incontro con l'avvocato Gigliante. Senta, lei oggi ha dato una spiegazione importante, una sua spiegazione importante dei fatti, oggettivamente, poi la valenza la analizzeremo. Io vorrei capire una cosa però, signora, perché qui ci sono una serie di intercettazioni che riguardano il suo attuale compagno Risso, che il 6/10/2010 si interfaccia tramite SMS con la sua allora fidanzata, dottoressa Serena Facchineri, che poi è venuta a deporre qua, la dottoressa Facchineri. E lei dice il Risso: sono nel mezzo di un interrogatorio allucinante, ti racconterò, ma è pazzesco, stai attento, ricordati Grano, risponde la Facchineri. Io sono ancora qui, è sempre peggio, quando ti racconterò, se potrò, ti renderai conto, siamo solo a gennaio 2010 e in mezzo ci sono pezzi da 90. Non so che cazzo ci faccio qua, se vuoi ti chiamo e capisci, ti chiamo, rispondi ma non parlare, e solo se sei nel silenzio assoluto, ok. Lui la mette in linea, evidentemente, e lei gli dice qualcosina, la Facchineri, la dottoressa Facchineri, ma prendeva male. Ma dove sei? Perché stanno interrogando Rubi? Perché tu ascolti tutto? È Lele o solo l'avvocato? E lui risponde, c'è Lele, l'avvocato, Rubi, un emissario di lui, L maiuscola, virgola, una che verbalizza, comunque tranquilla, è tutto tranquillo, sono qui perché pensano che io sappia tutto. Poi dopo c'è un altro messaggio, ciao, ci sentiamo dopo, e una telefonata. Ma Risso, lei ha detto che è molto fantasiosa, no? Che racconta un sacco di balle, e che io ho parlato di omologazione egotica, cioè di un modo di accondiscendere all'altro, lei mi ha dato ragione, ma anche Risso è come lei, cioè qui mente Risso? No, era la sua amante, cosa doveva dire alla sua fidanzata, dato che lui non era in casa? E per giustificare la sua presenza scrive che c'è anche una che verbalizza, Lele Mora, e un emissario di lui con la L maiuscola? Ha preso forse spunto da quello che stavo raccontando in quel momento. Cioè, comunque l'assunto... E ha preso pure lui, ha raccontato delle cavolate, la sua allora attuale fidanzata, dato che era con l'amante. Probabilmente in quel momento non eravamo più neanche nell'ufficio di Luca Giuliano. Comunque, l'assunto è che queste cose sono false, cioè che Luca Risso ha inventato... No, le raccontava la verità, era in compagnia dell'emissario... Io sono gentile, ma lo sia anche lei, io volevo dire questo. Che bisogno aveva Risso per giustificarsi con la sua compagna di inventare la presenza di un emissario di lui, non si sa chi sia lui, si può immaginare, o di Rubi, o di Lele Mora, o di una che verbalizza. Ma perché non so dare una spiegazione, già non so dare spiegazione delle cavolate che sparavo io, posso dare mai spiegazione delle cavolate che sparava lui all'attuale fidanzato? Insomma, lei qui mi dice che Risso ha inventato, questo è il problema. Ma normale, era una dicendo che quelle persone che erano presenti, quello che ha detto lei, e non sa per quale motivo Luca Risso... Esatto. Probabilmente perché ha trascorso la serata con me. Ci sono poi due lunghe intercettazioni con il Risso, e una che riguarda il Risso e la sua ex fidanzata, la Facchineri, dove a un certo punto lui dice lei e su che si sono fermati, do i riferimenti, chiedo scusa, 7/10/2010 00:39, quindi di sera. 7/10/2010. Sì, è la famosa mezzanotte 40, dopo la cena, la pizza, eccetera, eccetera, nell'ufficio di Giuliante, nello studio di Giuliante. Lei e Succhi si sono fermati un attimino perché siamo alle scene arde con il P, con la persona, ma figurati, sì, con lei, poi ti racconterò tutto, eccetera, eccetera. Ora, signora, nel documento che noi abbiamo trovato nel computer, noi ufficio requirente, non c'è traccia di scene arde. Cioè lei lì, hard immagino si possa dire, no? Vuol dire sessuali, hard, giusto? Corretto, signora? Mm-hmm. Sì o no? Cosa?
hard è in riferimento a sessuale, immagino, non c'è traccia in quel documento. Cioè nel documento che lei forma, che lei... Era finito e poi sono poi andata io a Milano nel colloquio con Luca Giuliante e non gli ho inviato neanche quel documento. Ah, ho capito. Era incompleto, cioè. Era incompleto. Ho capito. Il documento era incompleto. Ho cavolate che ho raccontato ai PM, di, come le ho detto già, di due personaggi che si masturbavano, di altre situazioni completamente inventate. Quindi le scene hard sarebbero le bugie, o diciamo così, le inesattezze che lei avrebbe detto ai pubblici ministeri, inventando scene anche erotiche non vere di persone che non ho mai conosciuto, di che non ha mai conosciuto e che stava raccontando a Giuliante per riferirgli quello che aveva detto ai pubblici. Ma in quel momento la frase era di Luca Risso, non è una frase sì, ma dice la verità a Risso, no? Ma continua a raccontare panzanate alla fidanzata dato che era con me. E forse però lei non ha capito, vabbè. No, no, ma non, no, il discorso no, è io posso aver capito l'orario, ma aspetta, lui doveva motivare anche. Mi stia a sentire un attimo. Allora, il discorso è molto semplice. Lei ci ha detto quello che c'è scritto nel documento che ho scritto io sono un tentativo di riassumere le cose che ricordavo di aver detto ai due pubblici ministeri. Sì. Punto. Poi sono andata, invece il documento non l'ho mandato, sono andata al colloquio con Giuliano, e in questo colloquio, a questo punto io lo domando io, lei ha fatto anche riferimento a quelle scene che ha detto prima, a cui non ha mai assistito, che non sa che siano avvenute, eccetera, eccetera, tra personaggi famosi, scene di carattere sessuale? Lei a Giuliante... In quell'incontro sì. Ha raccontato altre cose rispetto a quelle che ci sono nel documento? Avevo raccontato in un incontro determinate cose, ma ora non mi ricordo di quell'incontro io che cosa ho raccontato esattamente. Sì. Ma di certo il documento del computer era incompleto e non l'ho mai inviato. Quindi lei ha raccontato anche altre cose, certo. Quello era incompleto. Queste ulteriori cose riguardavano anche, e non vogliamo sapere nomi né altro, scene sessuali tra approcci sessuali con persone famose, non su di lei. Sì, sì, ho capito. Ho capito. Questo non me lo ricordo, però in effetti la frase che c'è nella telefonata è tra Luca Risso e la sua ex fidanzata. Sì, non... Era per spiegare, se magari. Sì, in effetti ho provato a rispondere, probabilmente non mi sono espressa bene. No, era ma solo per Risso riferisce alla Facchinieri quello che lei starebbe dicendo a Giuliante. Giusto? Uh-huh. È giusto, signora? Allora, secondo a volte lettura. Raccontando anche delle cavolate. No, aspetti un attimo, noi stiamo cercando di capire. Esatto. Siccome Luca adesso scrive queste cose, ok? Stiamo cercando di capire se siano in soldoni bugie di Luca Risso o bugie che lei stava raccontando a Giuliante. Perfetto. Era solo questo. Cercare di capire. Bugie di Luca Risso che inventava la fidanzata dato che stava con me e non aveva da dare spiegazioni. Ok, basta. Era questo, la ringrazio. Bene, signor ci Presidente, tutti, esatto. Perché siamo tutti esausti. Allora, perché rimanga il verbale, signora, le devo chiedere la cortesia di tornare la prossima venerdì 24, speriamo di possiamo terminare. Fare 10, se non le dispiace. Lei arriva da Genova alle 10, forse è meglio anche per lei. Sì, grazie. Alle 10 ci vediamo e speriamo di finire, così poi la liberiamo definitivamente. Speriamo, grazie.